Ma innanzitutto oggi abbiamo dato minutaggio ai ragazzi che hanno giocato meno, che hanno giocato anche meno durante la Coppa Italia. E sono stati buoni messaggi, nel senso che si sentono tutti partecipi, deve essere così perché andremo a affrontare una stagione lunga, quindi oggi abbiamo usato, tra virgolette, questa partita per allungare i minutaggi di tutti e di gestire anche chi ha giocato sempre nelle ultime partite. 4-3-1-2, ha più certezze riguardo questo modulo dopo 20 giorni di lavoro? È venuto fuori anche qualche dubbio? Come ci sta lavorando su questo? Ma sicuramente dobbiamo migliorare sulle distanze ancora. Però vedo che i ragazzi si applicano alla grande, gli piace il modulo, e anche se, perché secondo me riusciamo a sfruttare le caratteristiche di tutti. Abbiamo una difesa che può giocare sia a 4 che a 3, però secondo me le caratteristiche dei miei giocatori le sfrutto più con questo modulo. Dice cosa ne pensa di questa Serie C che è un po' nel caos, no? Sotto certi aspetti, tre gironi, uno da 20, quello dell'Arezzo, due da 18 e anche della possibilità di fare 5 sostituzioni ma con sole 3 interruzioni per l'anno prossimo. Insomma, che idea si è fatto di tutta questa Ma situazione? innanzitutto spero che le sorprese siano finite. Eh sì, Non e si non, sa mai. bravo. Non vedo l'ora di iniziare perché anche se il nostro girone ha una partita in più va benissimo. Hanno deciso così. All'ultimo momento non hanno accettato la documentazione del Rende, mi sembra. Metto nei panni dell'allenatore del Rende, dei giocatori, il giorno dopo che non le hanno iscritti. Mi metto nei loro panni e ho una grandissima solidarietà perché penso che va in fumo un mese di lavoro così, perché tra la Serie D e la Serie C c'è moltissima differenza. Spero che le sorprese siano finite, che non vedo l'ora che questo tempo passi, così iniziamo il campionato, perché non è facile gestire molto tempo fino all'inizio del campionato. Mi chiedo no, sulle 5 sostituzioni, mister, che ne pensa? È un vantaggio in più per gli allenatori o è magari anche una rottura di scatole sotto certi aspetti? No, può essere un vantaggio, può essere un vantaggio. Certo, non sono poche, non è il calcio tradizionale che conosciamo tutti, però se hanno cambiato le regole, le accettiamo, anche perché non possiamo fare altrimenti, quindi dai, potrebbe essere anche piacevole mettere in confusione l'allenatore con altre due sostituzioni.